Ci segnala Danilo su Twitter, effettivamente noi abbiamo parlato del confine dei confini, il bracciolo. Oh, il bracciolo in aereo. Lì è tutta una... È... Ma anche in macchina dietro, quando si sta in tre dietro, lì addirittura non c'è il bracciolo. Al cinema. Ma al cinema ormai generalmente nei grandi multisala il bracciolo. Ah no, è doppio il bracciolo. No. Perché tu sei fedele alla sala parrocchiale. Sì. Aiutiamo le sale non multisala. Bravo. Che salvataggio in corner incredibile. Ma peraltro il concetto espresso benissimo. Vabbè, però è arrivato. In italiano perfetto. Problemi di vicinato, sentite qui. Io sei adulterio. Sfido chiunque a ricordarsi che quando ancora esisteva l'ex Jugoslavia, gli abitanti di Friuli Venezia Giulia del confine avevano la propusnica per passare il confine, una sorta di documento, di passaporto che solo appunto gli abitanti di Friuli Venezia Giulia potevano fare. Bellice. E io ce l'ho ancora, me la sono tenuta per ricordo. Buona giornata, la Giulia. È un problema storico, diciamo, è anche piuttosto drammatico, sì, purtroppo, sì. Ancora. Ragazzi, ma buongiorno intanto. Buongiorno. Ma quando sconfinano le lenzuola della vicina di sopra, che te le fa arrivare a metà della tua finestra, che si possono tagliare? No. Come no? Ciao, Maurizio da Roma. No, non ci vuoi fare un lenzuolino? Però glielo puoi far notare. Io so di una grossa lite nel palazzo di un mio amico per le bandiere. Le bandiere, diciamo, che vengono esposte in occasione di... sì, è chiaro, la fede lì non aiuta, calcissimo. Diciamo che a lui non è che interessa la bandiera, i suoi colori della bandiera gli danno fastidio. Se poi te li ritrovi pure davanti tutti i giorni, sono d'accordo. Però lì è come il lenzuolo. Sì, il problema ce l'hai tutti i giorni. Aspetta che si asciughi. Beh, in quel caso dipende dalla squadra, ma è lecito fare un ritaglino. Previ, a te la parola. Io e il mio vicino il confine lo abbiamo modificato perché dopo tanta insistenza gli ho venduto un pezzo di giardino dove avevo solo una pianta di limoni che non ha mai fatto nemmeno un limone. Come lui ha alzato il muro per tracciare il nuovo confine, sta maledetta della pianta ha iniziato a fare limoni a profusione. Ora, dato che la pianta è molto vicina al confine, Gliel'ho spogliata dei limoni per risarcimento. Di cosa? Gliel'hai venduto? quelli che aggettano. Calcolato. Saluti da Max e dal suo limoncello. Peraltro buonissimo. Offriglielo almeno. No? Al confine. Scusa, interrompo per chiedere una cosa. Sono stato fermato in zona, chiaramente dove abitiamo io e il Previ, molto centrale, vicino al Colosseo, da turisti americani che mi chiedevano se in zona ci fosse un limoncello bar. Ma perché ci sono solamente solo dei bar, no? Forse in America? Ma in America sai che ogni cosa può essere settoriale, quindi, un posto che somministra solo limoncello. Io ero arrivato alle ginerie, cioè solo gin sì, ma il limoncello bar no. A Sorrento c'è. A Sorrento ci stanno solo posti dove c'è solo limoncello. Allora vendono e lo somministrano. Ma vari tipi? Vari tipi. Anche una in centro. Anche meloncello e un'altra pianta. Io quasi apro un limoncello. Ma limoncelleria. Scusate. Al confine tra Francia e Spagna, quel brillantone del mio amico Gege dice: ah, modernissimi, complimenti. Qui si controlla ancora come i postali dell'Ottocento. Una peseta, un fiorino, una peseta. Non c'era Schengen qui? Ci hanno smontato la macchina col cacciavite. Piccolo. Mai fare gli spiritosi. Poi ha deciso lui adesso. Stamattina peste corna contro la vicina notoriamente rumorosa perché non sentiva la sveglia del telefono. Dopo 7 minuti mi sono accorto che la sveglia che suonava era del mio. Signora, questa sveglia. La mia, appunto. Adesso la tolgo. Volevo vedere se era attenta, brava signora. Okay. Io e il mio vicino siamo separati da una piccola siepe bassa che si è assottigliata negli anni perché ognuno vuole guadagnare spazio. È un fusto. Ormai ci separa una sottilissima striscia di vegetazione. 15 giorni fa ha messo del filo spinato. La devo intendere forse come una dichiarazione di guerra. Devo mettere le trappole, devo sistemare dispositivi acustici fastidiosissimi. A questo mi vuoi spingere? Metti i cavalli di Frisia, sai che cosa è? Sì,
piccato armati, ma dai, ammazza. Piccatura. Io e mio marito abbiamo attraversato il confine tra Zambia e Botswana. Ma come non lo conosco benissimo? Lì, quello, il confine si chiama Zambiana. Ma che stai dicendo? È fighissimo, è pieno di prostitute. Ma no, che stai dicendo? Altro. Fidatevi, conosco. Ti voglio correggere. Il confine si chiama Kazangula e dovevamo capirlo. Vedi, che un nome ce l'ha. È un Gaza, non è Kazan, è un Gaza per Angula. Per Angula. Quella lì è un casino passato.